Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute in Sala Razzi. Dopo 17 edizioni con più di 500.000 ingressi, oltre 140 testimonial sportivi, 60 discipline sportive proposte, Sport Expo diventa maggiorenne, si evolve e si rinnova diventando Sport Expo Week. Un'intera settimana, la prossima dall'11 al 17 marzo, che sarà dedicata alla promozione sportiva, al coinvolgimento dei giovani in tutto il territorio veronese. Da lunedì a venerdì Verona diventerà come una grande palestra a cielo aperto con Sport Expo and the City, con diverse iniziative che coinvolgeranno bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 20 anni, mentre nel fine settimana da venerdì 15 a domenica 17 sarà riproposto il consueto appuntamento in fiera per i bambini e le bambine da 6 a 14 anni. Sono presenti oggi al tavolo il sindaco di Verona Damiano Tommasi, la consigliera comunale delegata per la rete Città Italiane Sane OEMS Anna Maria Molino, il direttore dell'unità organizzativa Sport Regione Veneto Giorgio De Lucchi, il direttore del Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi di Verona Corrado Barbui, il referente provinciale Ufficio Scolastico per l'Educazione Sportiva e Fisica Francesco Todeschini, il direttore attività motorie dell'ASL 9 Giampaolo Fraccaroli, il direttore generale Fondazione Bentegodi Stefano Stanzial, per DNA Sport Consulting Nicola Schena, il comandante dell'85esimo RAV Verona Nicola Castello. Sono presenti anche l'assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo in sala e il presidente di BCC Valpolicella Benaco Banca Daniele Maroldi. Do subito la parola al sindaco Damiano Tommasi. Sì, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono un po' di parte quando parlo di Sport Expo perché l'ho conosciuto tanto tempo fa e l'ho amato fin da subito perché credo che sia una manifestazione che, di cui dobbiamo essere orgogliosi, che sia nata, cresciuta a Verona. Mi limito a due aspetti, uno i ringraziamenti, ringraziando Fondazione Bentegodi, ringraziando l'Università di Verona, ringraziando FIPA Verona, ringraziando la vicinanza da parte della ASL e del provveditorato, perché sono sempre al fianco istituzioni che danno qualità e danno energia a questo progetto e soprattutto serietà della proposta, che non è solo un provare discipline ma anche revalorizzare quello che lo sport può fare non solo per le comunità giovanili ma per i nostri territori. La partecipazione delle amministrazioni, delle scuole del territorio negli anni hanno dato valore a questa occasione che quest'anno con la maggiore età, anche per dare una sorta di continuità non solo nell'età ma anche negli spazi di questa festa, si è voluta allargare alla settimana. E l'altro aspetto che volevo sottolineare è la volontà e anche l'obbligo, mi viene da dire, di pensare allo sport e al valore dello sport anche in un'altra ottica, e sarà quello il contenuto del convegno di apertura di lunedì, in cui si rifletterà sul ruolo dello sport anche quasi troppo grande per quello che può essere la nostra quotidianità nei confronti dello sport. Lo sport è un grande veicolo diplomatico, è un grande ruolo a livello internazionale, ha un grande ruolo di inclusione e di abbattere i muri, e negli anni e nella storia lo sport ha lasciato il segno in tantissime situazioni. Avremo l'opportunità di confrontarci anche con il consigliere diplomatico del Ministero dello Sport, con Sara Simeoni, Simone Perrotta, persone che hanno vissuto lo sport e vivono lo sport con questo ruolo che i 5 cerchi olimpici e le Olimpiadi e le Paralimpiadi che arriveranno sul nostro territorio fra 2 anni ci racconteranno molto bene e hanno raccontato molto bene nella storia. Quindi Sport Expo credo che con credibilità e consapevolezza può tranquillamente ospitare questo tipo di riflessioni, perché dai campetti e i playground che ci saranno sulla città fino appunto a pensare alla tregua olimpica, al ruolo dello sport internazionale in questo periodo a maggior ragione, credo che abbia ben diritto a parlarne, essere questo il contenitore e
davvero sono orgoglioso di aver preso questo testimone, di portarlo avanti, di valorizzarlo, perché credo che sia davvero un momento anche per le nostre famiglie che possono vivere questi spazi con i loro figli, davvero una proposta di qualità, e quindi il massimo del supporto da parte dell'amministrazione. Un ringraziamento anche a Nicola Schena, che da anni la porta avanti fin dalla prima ora, e credo che ci siano ancora ulteriori potenzialità. Ringrazio a tutti i partner, ma questo penso verrà fatto anche successivamente, i partner che accompagnano questa nostra iniziativa, alcuni da molti anni, alcuni da quest'anno, comunque speriamo per i prossimi anni. E grazie davvero a tutti attorno al tavolo, ma anche quelli che parteciperanno e che hanno partecipato alla preparazione di quella che sarà la prossima settimana, che ci vedrà coinvolti anche con altri eventi sulla città molto importanti. Ma questo è un nostro evento a cui teniamo parecchio e che mi auguro possa avere il successo che ha sempre avuto, e la partecipazione entusiastica. Poi le novità ne racconteranno i miei compagni di tavolo. Grazie ancora e buon Sport Expo a tutti. Grazie Sindaco. Promuovere lo sport significa promuovere uno stile di vita sano, e di questo ce ne parla la consigliera Anna Maria Molino, che è delegata comunale per la rete Città Sane, a cui il Comune di Verona ha aderito ed è presente nel direttivo nazionale e alla vicepresidenza. Prego, consigliera. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Facciamo parte, come avete sentito, della rete italiana Città Sane. Una città sana è una città che mette in atto delle iniziative per promuovere la salute dei cittadini. Salute, come dice l'OMS, fisica, mentale e sociale. E non c'è dubbio che l'attività sportiva è uno dei pilastri di questa salute. Fisica, perché aiuta a prevenire le malattie croniche dell'età adulta, ipertensione, diabete, obesità, tumori. Mentale, perché riduce i sintomi dello stress, dell'ansia, della depressione, aiuta a dormire meglio. E sociale, perché l'attività sportiva si esegue di solito insieme e quindi è un ottimo momento di socializzazione. Vorrei soltanto soffermarmi un attimo sui dati Istat del 2021 che riguardano proprio l'attività fisica dei giovani in Italia. Siamo circa il 55% di giovani che fanno attività fisica, quindi siamo ancora un po' bassi, direi. E c'è già una prima differenza importante, che è una differenza tra maschi e femmine. I ragazzi fanno più attività fisica delle ragazze. Una seconda differenza importante è una differenza di tipo economico. L'Istat ha dimostrato che le famiglie che hanno un'adeguata condizione economica, in queste famiglie il 50% circa dei figli fanno attività fisica, e questa percentuale scende sotto il 40% nelle famiglie con condizioni economiche più svantaggiate. Anche il livello culturale è importante. L'Istat dimostra che dove c'è una famiglia con genitori che hanno fatto le scuole superiori o laureate, si arriva al 60% di figli che fanno attività fisica, e questa percentuale scende sotto il 30% in famiglie con genitori che hanno fatto solo la scuola dell'obbligo. Ma ancora la familiarità è importante, perché se i genitori fanno attività fisica abbiamo 8 giovani su 10 che fanno attività fisica. Se i genitori non fanno attività fisica, ne abbiamo 3 su 10. Perché vi ho raccontato queste cose? Perché questa differenza porta a una disuguaglianza di salute. Perché visto che l'attività fisica, l'attività sportiva porta alla salute, queste differenze portano a differenza di salute, disuguaglianza di salute in queste diverse fasce. Quindi uno degli obiettivi del nostro comune è colmare queste differenze di salute. Quindi è molto importante che noi ci rivolgiamo soprattutto anche a queste fasce di popolazione che sono più fragili. E anch'io ringrazio tutte le associazioni e tutte le istituzioni senza le quali eventi di questo tipo, che sono fondamentali anche proprio per colmare queste disuguaglianze di salute, senza di loro sarebbe molto molto difficile, se non impossibile, realizzare cose così importanti. Quindi grazie. Grazie consigliere. Prima di procedere guardiamo un video.
come detto, ho anticipato prima che dal sindaco, la settimana di Sport Expo Week avrà un programma ricco e articolato che vedrà 40 tra realtà, associazioni, istituzioni del territorio coinvolte. E quindi cominciamo a dare la parola a chi rappresenta una parte di queste realtà. Iniziamo dal direttore dell'unità organizzativa Sport Regione Veneto, Giorgio De Lucchi. Buongiorno a tutti. Sente? No. A posto. Pronto? Lasciate sì. Accesi, lasciate accesi. Scusate. Buongiorno a tutti. In primo luogo porto i saluti dell'assessore Corazzari, assessore regionale allo sport. Allora, con la maggiorità di questo evento fenomenale dello Sport Expo, arriva per la prima volta nell'Expo la Regione del Veneto. Ne siamo orgogliosi e diciamo che abbiamo corteggiato il Comune di Verona già qualche tempo fa in occasione del sopralluogo che abbiamo fatto in Verona con la Commissione europea che doveva valutare il riconoscimento del titolo alla Regione del Veneto di Regione Europea dello Sport. Siamo venuti una giornata intera e devo dire che abbiamo avuto un'ospitalità generosissima da parte sia del Comune che di tutte le organizzazioni sportive della città. Abbiamo visitato il Bottagisio, abbiamo visitato il Paianini, il BMX e vi assicuro che la Commissione Europea è stata particolarmente colpita da questa visita di queste tre realtà, del Comune di Verona. Allora, noi come Regione cogliamo l'occasione di essere inseriti per la prima volta nello Sport Expo per lanciare il titolo. Quindi per noi è l'occasione per lanciare il titolo che è naturalmente relativo al 2024, che ha avuto il riconoscimento nel dicembre dell'anno scorso a Bruxelles con l'assegnazione della bandiera da parte dell'organizzazione no profit Access Europe che ha conferito il titolo. Allora, il titolo è stato fondato su 7 pilastri dello sport regionale. 7 pilastri che vi riassumo brevissimamente. Il fatto che la regione Veneto è una palestra a cielo aperto, cioè per come è fatta, per tutti naturalmente i paesaggi e il territorio, la conformazione geografica, è veramente una palestra a cielo aperto. Il secondo pilastro è legato ai numeri dello sport in Regione del Veneto. Sono ancora dati ante Covid, ma del 2019, siamo in attesa della pubblicazione dei dati del 2022 da parte del CONI. Comunque la regione era la seconda in Italia per tesserati e per operatori sportivi ed era la terza invece per le associazioni sportive. Quindi numeri importanti. Poi il riconoscimento che lo sport in regione è uno sport a 360 gradi. Sia per gli amatori, i simpatizzanti, ma anche per gli agonisti. A riconoscimento del titolo è dovuto anche per l'impiantistica sportiva, si tratta di quasi 8.000 impianti sportivi, per il valore dell'accoglienza da parte della popolazione dei residenti nel Veneto e per tutta la bellezza e l'arte che ci circonda. Infine per i valori alti che lo sport, già come ha già stato illustrato, porta con sé, legati essenzialmente all'inclusività, poi alla prevenzione tramite l'importante istituto regionale delle palestre della salute. E poi con particolare attenzione anche all'economia, per tutta l'economia legata, diciamo, allo sport inteso in senso lato. Ripeto, questa occasione dello Sport Expo è l'occasione per lanciare questo titolo, è supportato anche dai finanziamenti regionali sul bilancio regionale più importanti rispetto agli anni scorsi. Non posso anticipare nulla perché ancora è in fase di approvazione il piano annuale esecutivo dello sport, ma comunque se viene confermato i valori e diciamo, gli importi a riconoscimento per tutta l'attività delle associazioni sportive sono rilevanti, ripeto, rispetto all'anno scorso.
Io ringrazio ancora il Comune di Verona per l'ospitalità passata, presente e futura. D'accordo? Grazie mille. Passiamo il microfono, visto che è qui a fianco, al direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Verona, Corrado Barbui. Prego. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Intanto vi porto i saluti naturalmente del magnifico rettore professor Pierfrancesco Nocini, che ovviamente come dire, è vicino e collabora a questa iniziativa, iniziativa che è gestita dalla sezione di scienze motorie del nostro dipartimento, coordinata dal professor Federico Scheda. Ora, perché a noi interessa questo tipo di attività? Noi ci occupiamo di ricerca scientifica, ci occupiamo di attività clinica in una serie di malattie. Però, già lo diceva la dottoressa Molino, l'attività fisica è un pezzo di cura in alcune malattie e questo già di per sé è un interesse. Ma negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fatto vedere come l'attività fisica sia utile anche per prevenire le malattie e per promuovere la salute. Sono due elementi diversi. La prevenzione è su chi è a rischio di sviluppare un qualche forma di malattia. Invece la promozione è un po' per tutti. Questo è un buon esercizio di promozione della salute. E quindi da un punto di vista tecnico e scientifico per noi questo è molto interessante. Mi piacerebbe e mi piace sottolineare un aspetto quando si parla di promozione della salute. È di promozione della salute fisica, ma anche della salute emotiva. Io sono uno psichiatra, quindi ho un po' una distorsione rispetto a questo, ma ci sono una serie di dati di letteratura che suggeriscono come l'attività fisica migliori anche quello che chiamiamo il benessere, quello che gli inglesi chiamano il well-being, la qualità della vita, il funzionamento delle persone, il funzionamento anche relazionale, la capacità delle persone di stare insieme. Lo sport allena a fare questo. Lo sport nei ragazzi allena i ragazzi a fare questo allenamento anche emotivo. Ultima considerazione e poi chiudo. Pensate anche quanto importante sia per ciascuno di noi avere consapevolezza di noi stessi. Lo sport ci aiuta in questo, soprattutto una consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre potenzialità, del nostro fisico. Un po' meno siamo abituati ad avere consapevolezza del nostro stato emotivo. Lo sport, non solo lo sport, può aiutare in questo. Pensate quanto importante sia se ciascuno di noi migliora la consapevolezza del nostro stato emotivo. Questo perché ci permetterebbe di riconoscere dei segnali, eventualmente anche di disagio. Noi siamo più abituati a pensarci come fatti di muscoli, ed è giusto, siamo meno abituati a pensarci come fatti anche di una dimensione emotiva. Ecco, il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Verona ringrazia il Comune di Verona per questo percorso insieme. Per noi il senso di questo percorso è approfondire le conoscenze su questi temi. Grazie a tutti. Grazie. Come detto, i protagonisti saranno i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole, quindi do la parola ora al referente provinciale dell'Ufficio Scolastico per l'Educazione Fisica e Sportiva, Francesco Todeschini. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora ringrazio, intanto porto i saluti del dirigente, il provveditore Sebastiano Amelio, e ringrazio anche tutti i rappresentanti delle istituzioni che mi hanno preceduto con diciamo interventi veramente profondi e importanti, e tutti gli interventi che sono stati fatti devo dire che si intersecano un po' con quello che è l'idea che viene presentata nelle scuole. Circa un anno fa avevo presentato al sindaco la mia perplessità sul fatto che Sport Expo avesse la necessità di una certa revisione, vedere che adesso è diventato più grande, si è espanso non solo dal punto di vista delle giornate, ma anche come partner istituzionali con appunto la Regione e tutti gli altri. Credo che ne sia una conferma e una valida conseguenza di quello che stiamo provando a mettere in piedi.
dal punto di vista appunto della scuola, degli studenti, da quando c'è stato il periodo Covid c'è stato un momento proprio di congelamento. Io ho visto tanti ragazzi abbandonare anche molte attività sportive. Questo è sicuramente un fenomeno preoccupante dal punto di vista sia della promozione ma soprattutto della prevenzione di tanti di tante problematiche. Ne esistono sia dal punto di vista fisico di queste problematiche, come hanno appunto spiegato la dottoressa Molino e il dottor Barbui, ma anche dal punto di vista emotivo, nel senso che molti abbandonano nella fase adolescenziale e a maggior ragione dopo il Covid, nel periodo Covid, e si perdono diciamo che una volta c'è ancora il fenomeno della dispersione scolastica. Forse sarebbe interessante fare un'analisi anche sulla dispersione sportiva a seguito di questi tre anni. Per cui ecco la proposta sulla quale sono veramente sfidante nei confronti dei ragazzi dai 15 ai 20 anni, e che trovo che sia veramente una proposta estremamente accattivante, è quella, oltre a partecipare con i campionati studenteschi, con basket 3 contro 3, con il calcio a 5, con la pallavolo, e quindi ringrazio tutte le federazioni, FIP, FIPAV, FIGC e tutti quelli che mi aiutano a collaborare, ma tutta la parte del Fuori Expo credo che sia assolutamente importante e interessante per i ragazzi, perché possono mettersi in gioco, termine molto adatto visto il tipo di manifestazione, in modo facoltativo, assolutamente gratuito, e possono provare a trasformare quelle che magari erano le loro capacità, le loro attitudini allo sport che magari presentavano precedentemente, trasferire appunto le loro competenze motorie anche in quelle che possono essere nuovi sport, nuove attività. Credo sia veramente una validissima sfida, ma una validissima opportunità per i ragazzi, quindi invito ulteriormente soprattutto a loro iscriversi. Grazie. Grazie. Allora, prima di procedere con gli ospiti al tavolo, guardiamo un video. Drinking at the bottle, not thinking about tomorrow. Don't worry, that's a motto, so we keep moving along. Ooh, dropping down a Cabo in a sunburnt El Dorado. Don't worry, that's a motto, so we keep moving along. Giampaolo Fraccaroli, prego. Buongiorno
Sì, sì, prego. Buongiorno a tutti, grazie signor Sindaco dell'ospitalità, un saluto da parte della nostro direttore generale Patrizia Benini e del dottor Fabrizio Cestaro, direttore del Dipartimento di Prevenzione a cui la struttura afferisce. Anche quest'anno Snove Scaligera partecipa a Sport Expo e quest'anno parteciperemo con tre temi principali: una prima sessione dedicata allo sport e doping nella giornata di venerdì mattina, una seconda sessione nella giornata di sabato mattina che sarà dedicata ad uno dei temi principali legato a quanto precedentemente detto, cioè la sedentarietà e quindi il sovrappeso che spesso noi troviamo nei giovani ragazzi, ed una terza sessione che ci sta in qualche modo coinvolgendo anche come struttura legata a chi esercita sport e quindi a tutti i processi posturali e quindi alla cattiva postura assunta nel praticare attività sportiva. Vorrei dare qualche numero anche in ragione di quello che diceva la dottoressa Molino. Noi oggi come provincia di Verona abbiamo dei numeri analitici, noi pratichiamo all'incirca 25.000 sportive agonistiche ogni anno, numeri importanti. Non sempre si sa che queste certificazioni agonistiche appartengono ai LEA, cioè ai livelli essenziali di assistenza, e quindi sono erogati a titolo assolutamente gratuito. Quindi una corretta informazione va data anche in questo senso, soprattutto per aiutare quelle figure fragili che non possono accedere a questi servizi, oltretutto con onerosità. Questo in prevenzione primaria, quindi noi siamo molto attenti nelle varie declinazioni, perché lo sport è una delle tante declinazioni dell'attività fisica, quindi attenzione particolare in prevenzione primaria fra i ragazzi giovani LEA 8-18 anni. E dall'altra parte, come struttura, particolare enfasi e attenzione anche da quelli che sono i dispositivi della Regione Veneto rispetto alle cosiddette palestre della salute. Noi a tutt'oggi abbiamo certificato come Snove Scaligera 12 palestre della salute. Le palestre della salute sono a tutti degli effetti delle strutture curative, dove l'esercizio fisico nelle sue varie declinazioni è utilizzato proprio per essere curativo nelle patologie croniche non trasmissibili, e soprattutto abbiamo certificato la prima palestra pubblica della Regione Veneto nella struttura Cerris, che svolge un ruolo prettamente anche sociale, perché in collaborazione appunto con la struttura Cerris questa palestra vuole essere punto di riferimento provinciale, in particolar modo con le patologie neurodegenerative, che nel prossimo futuro per tutta una serie di situazioni avrà un'amplificazione molto importante, segnatamente il Parkinson, che per loro natura hanno rigidità, tendono a perdere l'equilibrio. Così come abbiamo tutta una serie di progetti che stiamo portando avanti per essere vicino a pazienti affetti da patologie croniche non trasmissibili, quindi il nostro impegno, oltre a partecipare a sport e salute come una delle declinazioni dell'attività fisica, è quella di essere vicino anche nel sociale in quei pazienti affetti da patologie croniche, spesso invalidanti. Grazie ancora. Grazie mille. Come accennato, uno degli appuntamenti della prossima settimana sarà fuori Expo, dove ci saranno le società sportive che organizzeranno nelle loro sedi degli open days di sport poco diffusi, ma non per questo meno importanti e anzi belli da praticare. Due di queste sono presenti al tavolo, la prima è Fondazione Marcantonio Bentegodi con il direttore generale Stefano Stanziali. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto porto i saluti del Presidente Giorgio Pasetto e di tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bentegodi. Prego. Giorgio ha la laurea della figlia a Milano oggi, quindi è giustificata la sua assenza. Noi come Fondazione Bentegodi chiaramente da 158 anni promuoviamo lo sport sulla città di Verona e non solo. E quindi siamo un attore che non può essere presente, cioè deve essere presente assolutamente in una manifestazione come lo Sport Expo. Lo saremo in duplice veste, lo saremo nella veste di organizzatore, collaboratore dell'amministrazione comunale e di tutti gli attori che assieme a noi daranno vita alla festa, alla settimana dello Sport Expo,
che, come si è stato detto, inizierà lunedì con il convegno tra Egua Olimpica e poi seguirà con delle attività fuori Expo per poi arrivare alla parte fieristica, insomma, tradizionale ormai, che da 18 anni insomma, ci porta a promuovere lo sport sulla città. Dall'altro lato poi lo faremo invece come Fondazione Bentegodi, perché ci occupiamo di sport e quindi con tutte le nostre discipline parteciperemo sia in fiera e sia ai fuori Expo o ai playground, e quindi attività promosse sulla città. In particolare nella giornata di mercoledì 14 le nostre palestre saranno aperte e la cittadinanza potrà accedere e poter provare le nostre attività motorie in base alle fasce d'età, insomma, che sono state ben definite. E quindi insomma ci mettiamo assolutamente a disposizione della città e non solo, per poter promuovere lo sport, il benessere, la salute e tutto quello che cerchiamo di fare da 158 anni. Grazie. Passo la parola al comandante dell'85esimo RAV Verona, Nicola Castello. Prego, comandante. Grazie, buongiorno signor sindaco, buongiorno e grazie per averci invitato a questo tavolo. E è sempre per noi un piacere essere fruitori di eventi che pongono la conoscenza dello sport al centro di una manifestazione. E quest'anno, per la 18ª edizione, mi sembra di aver toccato con mano l'intenzione di voler ampliare la conoscenza dello sport proprio a 360 gradi, partendo da quello che è la conoscenza dei valori fondanti dello sport e della valenza che possono avere anche come portatori di pace e agenti di diplomazia. E per poi andare a interessare anche con il Fuori Expo le associazioni, la conoscenza quindi degli sport meno conosciuti, che per noi Esercito Italiano rivestono un ruolo fondamentale. Tutto lo sport è al centro della nostra attenzione. Basti pensare che la Forza Armata ha attualmente circa 130 atleti di interesse nazionale per circa 20 discipline olimpiche. E l'esercito non coltiva la pratica sportiva per vezzo o per fame di medaglie, ma perché siamo da sempre convinti che lo sport, come accennato da altri relatori, sia un motore per migliorare sicuramente lo stato di salute dei nostri dipendenti e quindi anche le prestazioni lavorative, e unito anche a un opportuno addestramento di natura psicologica e psichiatrica, migliora il rendimento, la tenuta e la resilienza del nostro personale in quelle che sono le attività più impegnative. Sto parlando di operazioni sia sul territorio nazionale che fuori aria. Quindi per tali ragioni noi siamo davvero felici di partecipare, di accogliere gli studenti presso la nostra struttura, presso la quale attualmente stiamo procedendo all'inizio di un nuovo ciclo addestrativo dei giovani appena reclutati del terzo blocco dell'anno 2023, quindi giovani presi in forza in funzione di un concorso vinto, che si avvicinano anche loro alla vita militare, ma soprattutto si avvicinano a una pratica sportiva che probabilmente non hanno mai coltivato in maniera così intensiva come nei primi giorni presso il Reggimento Addestramento Volontari. E lo Sport Expo è un momento per aiutarli ad avvicinarsi alla cultura dello sport che intendiamo promuovere. Grazie ancora, grazie dell'invito e in bocca al lupo alla manifestazione. Grazie comandante. Le rubo il microfono perché chiamo per un saluto il presidente di BCC Valpolicella Benaco Banca, Daniele Maroldi. Prego, si metta qui. Grazie, buongiorno e grazie di questo invito, grazie di questo coinvolgimento. È per noi un onore contribuire a questa iniziativa, anche perché nel nostro statuto abbiamo come obiettivo la coesione sociale e il benessere delle comunità. E quale migliore occasione per pensare a quanto bene può fare un'iniziativa di questo tipo. In più si rivolge a un capitale umano che credo per tutti noi è fondamentale, che riguarda i giovani. E credo che coinvolgere i giovani in queste iniziative dà grande valore. In più c'è anche un tema che accompagna questa edizione
di grandissima attualità, quindi è anche un evento che porta dei contenuti. E oltre a essere un coinvolgimento di giovani, ci sono anche le famiglie. E la nostra banca, che è relativamente giovane, perché è una banca che ha 41 anni di vita, è una banca di credito cooperativo, è una banca che è nata in Valpolicella sul lago di Garda e poi si è estesa anche alla città, ha particolare attenzione a quello che riguarda il mondo della famiglia, perché è il motore della nostra società. Questo sicuramente sarà un momento un po' anche di competizione, ma soprattutto io lo definisco di festa, e quindi per noi è un grande onore partecipare a questa festa. Grazie. Grazie Presidente. In chiusura diamo la parola per DNA Sport Consulting a Nicola Schiena, che farà un riassunto o ci dirà cosa non è stato detto e merita essere ricordato. Grazie. Grazie a tutti, a tutti gli intervenuti, e grazie anche appunto all'amministrazione comunale che per la 18ª volta ci dà l'onore e il prestigio di poter organizzare in quanto segretaria organizzativa questo evento. Questo evento che appunto, come detto dalle parole del sindaco e del professor Todeschini, ha voluto essere, andare fuori dai quartieri fieristico, e quindi andare nelle città, andare in città, andare nelle periferie, andare nei quartieri, allargarsi anche come target ai ragazzi delle scuole superiori. Noi abbiamo abbracciato subito questa idea, e quindi abbiamo sposato, grazie soprattutto anche al supporto che ci sta dando i vari soggetti al tavolo, ma non solo, anche gli uffici sport, in primis il dottor Magro e il dottor Salvadico, che ringrazio pubblicamente, perché senza di loro sarebbe difficile riuscire a portare avanti un evento di questo tipo. Bene, stiamo riuscendo a mettere a punto tutta la macchina organizzativa. Appunto, come raccontavate precedentemente, c'è il convegno, si inizia lunedì mattina al Teatro Camploi, dopodiché inizia una 4 giorni di pomeriggi nei playground. Sono state coinvolte le circoscrizioni, ogni circoscrizione, quindi ogni è stata identificata una piastra, un'area polivalente da rivitalizzare e dare lustro. Speriamo che il meteo ci assista, e quindi abbiamo coinvolto le società sportive, ma non solo, ovviamente anche la facoltà di scienze motorie. Verranno attivate delle attività con il target dei 3-8 anni. Abbiamo già circa un centinaio di adesioni sulle otto piastre, che partono dal lunedì e terminano il giovedì. Queste sono le attività dedicate alla scuola dell'infanzia. Ci sono poi attività dedicate, appunto, come raccontavate precedentemente, ai Fuori Expo. Sono degli open day dal lunedì al venerdì, in questo caso nei pomeriggi. È forte l'adesione da parte dei ragazzi. Non ci aspettavamo un'adesione di in questo momento ben oltre 150 ragazzi delle scuole superiori che hanno già aderito fuori dall'orario scolastico a questo tipo di attività. C'è l'elenco, rischio di dimenticarmi qualcuno, quindi sono già stati nominati alcune presidi importanti, come quello fatto ovviamente dalla Fondazione Bentegodi dall'85esimo RAV, ma ce ne sono anche altre molto interessanti. Ci sono ancora posti disponibili, non sono molti, ma quindi aspettiamo che si iscrivano gli ultimi studenti, grazie anche al supporto delle singole scuole che stanno capendo l'importanza di questa pratica e dando la possibilità agli studenti di avere un credito, di vantare un credito per partecipare a questo tipo di iniziative, perché sono iniziative che danno valore anche educativo. Oltre a tutto ciò, ovviamente non poteva mancare ovviamente un intervento anche capillare e importante di integrazione rispetto al torneo studentesco, che già si effettua nei vari anni, con un'integrazione e quindi con un coinvolgimento anche delle realtà sportive d'eccellenza. Alcune sono anche qui presenti in sala: è la Sverona, Verona Volley, Scaligera Basket, interverranno e daranno supporto anche alla, come
come premi rispetto alle attività integrative che andremo a fare all'interno del progetto dei tornei studenteschi, che sono già una realtà importante. E poi il grande finale, la grande kermesse che ci aspetta ormai da 17 anni, quindi 3 giorni in fiera, la prima giornata il venerdì 15 dedicata alle scuole elementari e alle scuole medie, o meglio la mattina dedicata alla scuola secondaria di primo grado, ex medie, e il pomeriggio dedicate alle scuole elementari. Siamo circa un 90 classi che hanno aderito mattina e 90 pomeriggio, e poi il grande finale appunto sabato e domenica aperta alle famiglie. E c'è una novità, non poteva mancare la novità anche in questa occasione, grazie diciamo soprattutto in questo caso all'impulso del sindaco, abbiamo accettato anche la sfida su quello, avremo modo di verificare e di fornire a tutti i bambini, bambine che parteciperanno un database di quello che andranno a provare, ovvero abbiamo creato l'Expo QR Code, i bambini che accederanno alla fiera avranno la possibilità di poter tenere traccia degli sport provati, poi una volta arrivati a casa, mamma o papà, coloro che li hanno iscritti, perché l'iscrizione ovviamente è fatta da un adulto, riceveranno una mail con indicato gli sport che saranno stati provati e dove si potranno continuare a praticare quegli sport. Penso che sia una novità importante, una novità assoluta a livello nazionale, quello di riuscire a tenere traccia e dare un'informazione ulteriore rispetto a quello che gli sport sono, quegli sport che si vanno a provare e gli sport che si possono continuare a praticare. Ovviamente un ringraziamento conclusivo a tutti i partner, ma questo poi lascio la parola a chi di dovere, e ci sono altre domande, siamo disposti. Se ci sono domande in sala, se qualcuno ha domande in sala, altrimenti ringraziamo, come ha detto, tutti i partner, tutti i presenti, le associazioni che sono intervenute, e se vuole chiudere il sindaco con un saluto, un invito a vivere questa città che la settimana prossima sicuramente sarà sicuramente bella, insomma, è piena, sì, di vita. Ho controllato il meteo, mi sembra che sarà buono. Parte questo fine settimana, ma iniziamo lunedì, no? Esatto. Davvero grazie a tutti e per la partecipazione. Sono curioso dell'aspetto della fuori, diciamo così, salone. Un po' un'iniziativa e anche l'occasione per ringraziare Verona Fiere. Di quasi, insomma, parecchie fiere oggi si stanno aprendo alla città, perché l'occasione della fiera spesso è anche l'occasione per parecchie persone di visitare la nostra città, e credo che questa nostra particolarità rispetto a Sport Expo è legata soprattutto ai veronesi e alle veronesi che riprendono, come diceva prima Nicola, il playground, lo spazio cittadino, o le società sportive del nostro territorio o le realtà del nostro territorio, in modo che ecco, abbia un seguito. Nicola diceva su impulso del sindaco, credo che la fiera abbia davvero questo potenziale di generare nuove passioni, di generare nuove relazioni, nuovi contatti tra appunto società sportive, chi propone lo sport, chi lo organizza, le amministrazioni del territorio, non solo del comune ma di Verona, e poi le famiglie, i bambini e le bambine che poi praticano. Quindi credo davvero sia la sua naturale conseguenza questa di uscire dai padiglioni, e farlo in questa maniera strutturata può essere anche l'inizio di poi renderla per tutto l'anno comunque una connessione, anche grazie alla tecnologia, che possa davvero generare sport per i nostri territori. Quindi grazie, buona settimana a tutti. Grazie. Grazie a tutti e a tutti, e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie sindaco. Grazie. Vai che fanno un'intervista, metti lì.